Colosseo. Colosseo a sinistra e Villa Celimontana a destra. Ciao, abbiamo appena suonato insieme al Villa Celimontana Festival. Sono qui con Fabiano Red Pellini e Giorgio Cuffi. Senti, sentite anzi, com'è nata l'idea di questa orchestra? Non so se è partita da te, da lui, raccontatemi un po' qualcosa. Guarda, penso sia partita proprio in contemporanea con le due nostre menti nel periodo del lockdown, per dire. Ciao. Stavamo senza, non facevamo niente, sì, che facciamo? Mettiamo solo un'orchestra. È successo questo, che tra un'ondata e l'altra abbiamo avuto modo è vero, c'è di stata suonare un cosa. Po' diciamo in piccoli contesti e ci siamo ritrovati dopo tanto tempo, perché noi abbiamo suonato insieme tantissimo, almeno 20 anni prima, poi dopo ognuno ha fatto le sue cose, dopodiché ci siamo ritrovati diciamo tra un'ondata e l'altra. Quindi tu hai suonato con lui anche come pianista, mi assolutamente, dico. No, come no, lui aveva un'orchestra bellissima che si chiamava The Ghosts of the Twenties. Ma era il periodo forse del come si chiama, di quel posto che stava via 20 settembre? Anche, no, era prima, quello era il New Orleans Café. Già lì c'avevamo altre strade tra di noi. Okay. No, noi suonavamo soprattutto a testacci, c'era un Forix che era un localetto piccolo. Ah, poi sì. Noi suonavamo in duo, suonavamo dappertutto, e poi in trio con Nick Mandarino, Alexander Plaza, suonavamo fissi all'Alexander Plaza tutti i mercoledì, insomma abbiamo avuto per un periodo una collaborazione molto, molto attiva. Dopodiché ognuno ha fatto altre cose, partenze, anche cambiamento di continente, eccetera eccetera, e ci siamo ritrovati tra un'ondata e l'altra di sto benedetto maledetto lockdown. Però ci hanno richiuso subito e ci eravamo appena ritrovati e ci siamo divertiti come i matti, perché dopo tanto tempo, come quando rincontri qualcuno che hai conosciuto da bambino, no? Non eravamo bambini, però musicalmente io per esempio ero un bambino, quando lui parte a suonare io già so quello che fa lui, viceversa, allora piacere quando è così. Allora nel momento in cui ci hanno richiuso io mi sono ritrovato con un sacco di tempo a disposizione e con nessuna voglia di deprimermi. Certo, no, ma ti capisco. Lui mi mandava idee, io le traducevo per l'orchestra. Quindi non è che hai pensato subito a fare una big band, hai detto inizi a suonare con lui e poi piano piano Io ho pensato, Fabiano, voglio suonare con te, e sai che ti dico, appena usciamo da qua, ne usciamo con una orchestra. We'll be right back.
Già è tantissimo che in un panorama così cittadino, nazionale, eccetera, eccetera, ci sia gente con personalità solistica così forte, tanto da far venire in mente, certo, che ne so, degli special per orchestra, delle tensioni. Anche perché poi quando scrivi, diciamo, per, come dire, se sei finta di commissionare una scrittura e ti dicono ok, l'organico è questo, c'è un altro, una roba, quando scrivi per dei musicisti che conosci e che sai come sono, è diverso. Esatto. Come Duke Ellington. Cioè, esatto, il discorso è questo, che anche nella scelta dei musicisti poi abbiamo anche pensato a quelli che, che ne so, i trombettisti suonano spesso con me, la linea suona spesso con lui. Abbiamo pensato a delle persone con cui potevamo proporre questo progetto di... No, di pure coinvolgerli anche in tante prove, anche senza avere concerti in programma. Quando mi dovevi conoscere, certo, non potevi chiedere un estraneo, sì, diciamo, sì, così. Amici e persone, insomma, che ti danno possibilità di fare questo, perché se no... E allora abbiamo pensato, ecco, un po' tantissimi, un po' suoi e... secondo me, noi siamo al secondo concerto, abbiamo pensato anche a te. Ma è divertente. Abbiamo l'estate abbastanza piena, sì. Noi ci siamo detti che volevamo fare le cose belle, le cose che ci piacciono. E così abbiamo proprio capato, scelto i brani che più o meno... Certo. Ci piacciono, abbiamo fatto un repertorio, abbiamo arrangiato tutto. Quindi i brani li avete un po' decisi insieme, grosso sì, modo. Sì, sì. Sì, 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 continuamente in contatto. Per cinque mesi e mezzo a scrivere. Poi ci sono pure brani di tutto, sono Skyliner, che molti brani sono fatti con arrangiamenti personalizzati, insomma, da Giorgio, altri che sono brani che si sentono poco. Skyliner non è che lo no, è vero, no. Bene. Allora, anzi, poi è diventata dalla sigla, adesso lo stiamo usando come sigla.
È un'orchestra poi abbastanza particolare, perché ci sono quattro sax, che è una sezione abbastanza completa, sì. Poi ci sono due trombe e un trombone, che è una piccola sezione trasta, quindi è oriented nel senso del sassofono. Sì, sì. Vorrei sapere quali sono le influenze che tu reputi così più importanti nel tuo modo di suonare. Guarda, le influenze, io ho avuto una bella... i primi dischi sono partito con Benny Goodman, mi ricordo il primo disco di Rosetta, il Bugle Care Reggae, l'orchestra, insomma. Però poi mi sono subito affacciato alla musica di Big Spider, ma soprattutto ecco, i trombettisti a me mi affacciano Armstrong e Big Spider. Big Spider è molto vicino alla mia indole, anche come la pensava. Poi ero ragazzino, questa figura leggendaria del suo ragazzo che è morto presto, insomma, subito leggenda. L'ha affascinato, quindi. Sì, poi non lo so, poi è stato tutto trasportato questa cosa, perché per magia poi Bix e sono riuscito ad andare in America, ospite di un festival a casa del più grande biografo di Bix Spider, perché si chiamava purtroppo Bix Sudat, perché è morto. Poi ho partecipato al film su Bix, insomma Bix sarà... Io quando, ecco, ultimamente aggiorno spesso la mia biografia, quando mi chiedono mi dai due righe per il concerto, scrivo lo stile di Big Spider e Lester Young, questi due personaggi mi hanno molto influito. Quindi più quello che, vabbè, Lester Young è la parte sassofonista. Sì, Lester Young penso è un sassofonista imprescindibile per qualsiasi... Che però viene molto da Big, perché lui amava molto Frankie Trumbauer, no? Che era più... Cioè già è comunque, diciamo, diverso rispetto a Coleman Hawkins, che è un po'... Molto, suonava quasi come un bianco. È stato il primo musicista di jazz moderno. Credo che la scuola parta un po' da Lester Young e da Coleman Hawkins. Cioè, Coleman Hawkins è un po' l'invento del tenor sax, come lo è definito. No? Però lui Allora, posso dire una cosa? Coleman Hawkins è il sole, Lester Young è la luna, sono tutte e due belli, capito? Posso dire una cosa? Che se tu però prendi un qualsiasi assolo di sassofono, che ne so, pop, oppure se prendi le esperienze del sassofono con i cantanti di bossa nova, cioè tutte le cose che sono uscite fuori in tutte le musiche col sassofono, non vengono da Coleman Hawkins, cioè vengono da Lester Young. Anche due sassofonisti magari molto diversi, come potrebbero essere Dexter Gordon e che ne so, e anche Stan Getz, comunque sono diciamo debitori di Lester Young. Assolutamente. Il primo Stan Getz senti Lester Young, faceva le stesse cose, no? Certo. Sì. Anche se sai, nel tuo modo di suonare io ci sento anche delle, per quello ti dicevo anche io, ci sento anche un approccio più aggressivo, più, cioè mi vengono in mente mo magari dei sassofonisti a cui tu magari non hai pensato, però mi vengono in mente anche dei sassofonisti texani tipo Arnett Cobb, ce l'ho sempre avuto, perché io ho cercato di trasferire anche un po' la tromba nel sassofono, allora gli attacchi trombettistici, poi personalmente suono un sassofono quasi tutto modificato, suono con l'ancia da baritono tutti noi, ho cercato un po' di cercare l'attacco un po' trombettistico, allora mi è venuto anche un po' di un suonare un po' aggressivo che ricorda un po' i texani, questi qui, sì. E poi l'ho ascoltato, mi piace, insomma, mi piace pure San Butera, mi piacciono questi texani. Sì, ho capito. San Butera ci è capitato in un festival ad Ascona, in Svizzera, di rimanere a bocca aperta con questo 75enne all'epoca. C'è una potenza pazzesca. Questo usava un Berg Larsen 110, con le ance Rico Plastic Overhead numero 5.